tutti, oggi prepareremo uno spaghetto con un fagiano, in italiano si chiama lucerna, volgarmente la chiamano gallinella, del prezzemolo, dell'aglio e il carciofo, dei semplici ingredienti per creare uno spaghetto interessante. Procediamo adesso con la filettatura del pesce. Realizzati i filetti, con la carcassa andremo a farci il nostro solito brodino e qua cerchiamo di togliere più lische possibili. Lo tagliamo a tocchetti. Qua. Questa sarà la polpa che utilizzeremo nel piatto della pasta, e questa è la carcassa con cui faremo il nostro fumetto. Ora in una pentola andremo a mettere uno spicchio d'aglio schiacciato, qualche gambo di prezzemolo, la carcassa del nostro pesce, un po' di olio d'oliva, un po' di sale. Copriamo d'acqua e ora andremo a metterla sul fuoco. Mettiamo in ebollizione e lasciamo ben bene uscire gli umori del pesce, in modo così che poi il sughetto faccia la sua parte. Ora ci prepariamo un trito di prezzemolo. Ecco qua, una bella grana sottile. Andiamo anche a preparare l'aglio. In questo caso leviamo l'animo, il germoglio. Ecco qua. E lo tagliamo a pezzi. Ora andremo a pulire il carciofo. Ci siamo preparati una scodella con dell'acqua, ci spremiamo mezzo limone, così i pezzetti di carciofo per non farli annerire, per non farli ossidare. Puliamo il carciofo. Vedete, togliamo la barbetta, poi lo tagliamo a fettine sottili e lo mettiamo dentro l'acqua e il limone. Si sta sfaldando bene e continuerà a cuocere, a rilasciare il sapore. Adesso in una bella padella ci mettiamo olio extravergine.
un po' di aglio. Un pugnetto di prezzemolo tritato. Ecco qua, vedete come riscalda subito i carciofi. Facciamo andare qualche secondo. Saliamo. Pepiamo. E mettiamo un mestolo del brodino, del nostro brodino di pesce per portare a cottura. Facciamo finire il brodo. Sta incominciando anche a diventare cremoso, quindi ottimo. Ora aggiungiamo il pesce. Il restante aglio e un po' di prezzemolo. Che spettacolo! Ancora un pizzico di sale, un giro di pepe sfumiamo con la vernaccia. Facciamo evaporare l'alcol e lasciamo insaporire. Ora l'acqua bolle e andiamo a buttare i nostri spaghetti. In questo caso usiamo delle linguine. Li facciamo piegare nell'acqua e poi andremo a risottarli nel sugo.